Bentrovati e benvenuti sul mio canale. In questo breve tutorial oggi vi faccio vedere come trasformare un fiocco di neve in una piastrella granny. Come mia abitudine, mi sono buttata giù delle istruzioni e adesso andremo a realizzare la nostra granny. Partiamo col lavorare il fiocco di neve, sono solo tre giri. Io vado a lavorare con un cotone numero 5 e un uncinetto del numero 3. Partiamo con il nostro cappietto. Vado a lavorare 3 catenelle, 1, 2 e 3. Carico il filo, vado nella prima catenella iniziale e chiudo il mio cerchio con una maglia alta. Rientro nel cerchietto che ho appena chiuso, lavoro un punto bassissimo e cominciamo con un punto alto allungato, ritorto, che sono solita fare nelle mie lavorazioni, una catenella per lo spazio, carico il filo, rientro nell'archetto che abbiamo chiuso e vado a lavorare un secondo punto alto, una catenella. Carico il filo, rientro nello spazio e vado a lavorare un terzo punto alto. Intanto mi nascondo anche la codina di lavorazione. Continuiamo per tutto il giro lavorando un punto alto, una catenella, fino ad avere un totale di 12 punti alti all'interno del nostro cerchio. Ho lavorato tutti e 12 i punti alti separati da una catenella. Lavorato l'ultimo punto, faccio la mia catenella di separazione, vado nella maglia iniziale, quella allungata ritorta con la quale ho iniziato il giro e vado a chiudere con un punto bassissimo entrando nelle due asoline superiori del punto. Entro nel primo archetto disponibile e lavoro un punto catenella. Allungo leggermente la solina, rientro nello stesso archetto e lavoro un punto basso. 5 catenelle per il primo archetto. Vado nello spazio che ho tra la maglia successiva e quella dopo e vado a lavorare un punto basso. 6 catenelle questa volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado nello spazio che ho tra la maglia successiva e quella dopo e lavoro un punto basso. E continuo alternando per tutto il giro l'archetto di 5 catenelle all'archetto di 6 catenelle. Ho lavorato il penultimo archetto di 5 catenelle e chiudiamo il giro con l'archetto di 6 catenelle lavorandolo in questo modo. 3 catenelle, carico due volte il filo, vado nella maglia bassa iniziale, quella che mi apre l'archetto di 5 catenelle. Estraggo il filo e chiudo la mia maglia alta doppia e abbiamo chiuso il secondo giro. Partiamo con il terzo, allungo l'asola, maglia allungata ritorta per il primo punto di questo giro. Quattro catenelle, 2, 3 e 4, entriamo nella prima catenella che abbiamo lavorato e lavoriamo un pippiolino. Carichiamo due volte il filo, entriamo nell'archetto e lavoriamo un punto alto doppio. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entriamo nella prima catenella di lavorazione e chiudiamo il pippiolino. Due volte il filo sull'uncinetto, entriamo di nuovo nell'archetto e lavoriamo il secondo punto alto doppio.
Adesso andiamo a lavorare la seconda parte dell'archetto, perché noi abbiamo iniziato con metà punto per questo giro. Lavoro 4 catenelle, vado nella prima catenella di lavorazione e chiudo il pippiolino. Concludo la sequenza con 2 maglie alte, sempre nel primo archetto che abbiamo chiuso prima, quindi una e due. Il giro lo termineremo con la parte mancante della sequenza. Continuiamo con 2 catenelle, un punto basso nell'archetto successivo. 2 catenelle e vi faccio vedere la sequenza completa che andrete a lavorare nell'archetto di 6 catenelle, mentre nell'archetto di 5 catenelle noi lavoriamo un archetto di un punto basso che separa i due gruppi con 2 catenelle. Quindi andiamo nell'archetto di 6 catenelle e lavoriamo il primo punto alto della sequenza. Lavoriamo il secondo e adesso andiamo a lavorare il pippiolino di 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Entriamo nella prima catenella iniziale e chiudiamo il pippiolino con un punto bassissimo. Carichiamo 2 volte il filo e andiamo a lavorare la prima maglia alta doppia della sequenza. Lavoriamo adesso il pippiolino di 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entriamo nella prima catenella di lavorazione e lo andiamo a chiudere con un punto bassissimo. Carichiamo 2 volte il filo e andiamo a lavorare la seconda maglia alta doppia. Lavoriamo adesso il pippiolino di 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, che lo andiamo a chiudere sempre sulla prima catenella iniziale con un punto bassissimo. Carico il filo, concludo la sequenza con le 2 maglie alte. Due catenelle di separazione, vado nell'archetto successivo che è quello di 5 catenelle e lavoro un punto basso. 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto di 6 catenelle e riprendo con lavorare la mia sequenza con i 2 punti alti, il pippiolino di 4 catenelle, la maglia alta doppia, il pippiolino di 7 catenelle, la seconda maglia alta doppia, il pippiolino di 4 e a chiudere la sequenza le 2 maglie alte. Io continuo, arrivata a fine giro, vi faccio vedere come terminare la mezza sequenza con la quale abbiamo iniziato. Sono arrivata alla fine del giro, ho lavorato l'ultimo archetto che separa i 2 moduli con le 2 catenelle, la maglia bassa e le 2 catenelle. Carico il filo. Entro nell'archetto iniziale che abbiamo iniziato per metà e vado a lavorare la maglia alta mancante. Vado sul punto alto ritorto, entro sempre nelle 2 asoline superiori, estraggo il filo e chiudo il giro con un punto bassissimo. E abbiamo concluso la lavorazione del nostro fiocco di neve. Andremo a staccare il filo adesso per andare a creare la mattonella granny e lo farò con un filo contrastante.